a goderci il sole della Sardegna, Marco Del Vecchio a Cagliari, occasione ghiottissima per chiederti, tu che hai conosciuto il mondo Zeman, che ricordi hai intanto di quegli anni? Ma è un allenatore che mi ha dato tanto, soprattutto negli schemi offensivi, è un allenatore molto preparato, forse pecca un pochettino nella fase difensiva, nell'atteggiamento della squadra, però sicuramente un allenatore valido. Che idea ti si è fatto di questa stagione del Cagliari, disastrosa in tutto e per tutto, perché non ci sono stati momenti di luce? Ma io penso che in Serie A per far bene si possono avere anche i giovani promettenti o anche le scommesse di stranieri che vengono in Italia, però poi in una rosa di calcio ci devono essere sempre quei 4-5 giocatori d'esperienza che conosco il campionato italiano, che si fanno sentire in campo, che permettono alla squadra di avere un'identità. Secondo me il Cagliari, a parte Conti e qualcun altro, non aveva giocatori di carattere quest'anno. Per accogliere il modo di pensare, il modo di fare calcio di Zeman, bisogna essere predisposti anche mentalmente. Ma bisogna sposare la sua filosofia, perché poi è un gioco molto dispendioso, è anche un gioco che ti mette insomma davanti a tanti rischi a livello difensivo. Bisogna essere perfetti, perché sennò appena c'è qualche piccola sbavatura rischi di prendere belle imbarcate. Hai citato Daniele Conte, ho avuto modo di giocarci insieme, la bandiera del Cagliari chiude nella maniera peggiore, purtroppo. Comunque io penso che Daniele qui a Cagliari abbia dato tantissimo e che la gente si è affezionata a lui per quello che ha fatto e per quello che soprattutto ha dato, e non si può poi sempre finire bene, quindi in una carriera ci sono sempre alti e bassi, normale, se uno finisce bene tanto meglio, però va bene lo stesso. Il Cagliari riparte dalla Serie B, qual è la ricetta, se esiste una ricetta, e se è necessario acquistare i giocatori giusti per questa categoria? Sì, giocatori giusti per la categoria della Serie B e giocatori di esperienza, come ho detto prima, insieme a giocatori promettenti o a giocatori o a scommesse prese anche all'estero, come ci sono state tante quest'anno a Cagliari, e penso che il Cagliari non abbia problemi l'anno prossimo di tornare subito in Serie A. Esiste un modello di allenatore, secondo te, giusto per risalire subito in Serie A, magari tra quelli che ti hanno allenato? Ma guarda, non si può mai dire, perché poi ogni stagione è a sé, ogni allenatore può vivere stagioni entusiasmanti come stagioni brutte. Lo stesso esempio è Sarri, che si è sempre fatto bene, però quest'anno con l'Empoli ha dimostrato di essere un grande allenatore, quando magari prima in Serie A aveva fatto sempre fatica. Bisogna trovare quel mix giusto tra allenatori.